Ragazzi, mi sono fatto in anticipo il regalo di Natale, mi sono comprato finalmente la Action Cam GoPro serie 8. Ragazzi, mi trovo qui in un'azienda di un amico, un'azienda che produce olio, e questa è la prova generale per il 9 posti, perché sto pensando di prendere, guardate come si sta belli, vedi, io vi appoggio un attimo qui, poggio un minuto qui. Ah, che bello, il posto di guida è comodissimo, 3 posti avanti e 2, 4, 6 dietro, con il canale laterale tra l'altro, 3, 3, 6, comunque è molto comodo, ve lo faccio vedere. Qui davanti, vi faccio vedere il davanti, ha delle tasche, vedete, sul posto di guida, che uno ci può mettere la qualunque, noi ci possiamo mettere, non lo so, magliettine o cosettine che servono, tovaglioli, piuttosto che asciugamani per il mare. E il mio intento sarebbe stato fare qui dietro lo schienale, direttamente fare la parte del letto, diciamo, no? E da dietro invece, dove c'è il portellone, fare la cucina. Perché? Perché col portellone dietro è più facile, mentre uno cucina, aprire e far uscire tutti i fumi. E ci sto pensando seriamente, ragazzi, proprio di prendermi uno di questi al posto della mia autovettura. Mi sta piacendo veramente tanto, la comodità è tutto, e la maneggevolezza, perché è piccolo. Eh sì, sto pensando seriamente di togliermi la mia macchina e prendermi un 9 posti. Ragazzi, sono sempre più convinto per il 9 posti, come avete potuto vedere, è di una comodità pazzesca. Allora, davanti abbiamo la seduta del furgone, che penso sia la seduta più comoda che esista per la schiena. Servosterzo, briosità del motore, velocità degli spostamenti, consumi parsimoniosi, perché parliamo di 15 al litro, spazio. Non possiamo stare in piedi, perché questa tipologia di 9 posti non c'ha l'altezza per poter stare in piedi, ma a noi non interessa stare in piedi. A me non serve il living interno per stare in piedi, a me serve una macchina modulabile, nel senso, ve l'ho sempre detto, deve farmi da autovettura, da furgoncino o da camperizzazione. Quindi deve avere le 3 tipologie che al momento e all'occorrenza possono venire montate. E quindi niente, questo amico mio ce l'ha, io ci ho girato, se vi ricordate, se non vi ricordate andatevelo a vedere, nei vecchi video dell'Isola d'Elba, quando io sono andato all'Isola d'Elba, l'abbiamo utilizzato più e più volte, ci siamo andati in giro per tutta l'isola, sono stato 3 volte lì all'Isola d'Elba, lui è il capovillaggio, quindi lo trovo sempre, che lui ha un'azienda che produce olio bio, biologico al 100%, abbiamo fatto una mattinata di assaggi, un'ora di assaggi, cioè la bocca fatta piena d'olio, pane, olio, pane, olio, pane, olio. Comunque l'extravergine d'oliva è amaro, è come il veleno della vipera. Io l'ho tagliato un pochettino con quello dell'anno scorso, perché sennò è troppo amaro, a me non piace. E abbiamo ripreso il viaggio, non ho ripreso ovviamente all'interno dell'azienda, come non l'ho ripreso stamattina, vabbè. Si è intravisto forse qualcosa mentre ero sul Fiat Scudo, ma che si sarà intravisto qualche trattore, una cosa, un pezzettino di terra. Comunque sono sempre indeciso tra GoPro 8 e GoPro 9. La GoPro 9 è veramente tanta roba. Allora, a volte sembrerebbe che in low light la GoPro 8 funzioni meglio. In realtà io ho visto alcuni test, in realtà non è proprio così. Ragazzi, buonasera. Come sapete, io dispenso consigli, ma poi in realtà sono il primo a seguirli quando è necessario, quando posso. Quindi io vi ho sempre detto che per fare vlog
c'ho un buco qua, mi hanno sparato con la 22 per fare un vlog. Questa è troppo, diciamo, è un po' troppo evoluta una mirrorless di queste qua, perché comunque andiamo a spendere 1000-1500 euro e può bastare benissimo un cellulare, che è quello che sto usando io in questo momento, anche se sto utilizzando delle illuminazioni da studio, un drone. E come avete visto, io ho consigliato a Simone Nati Liberi di prendersi un DJI Mini 2, perché anche io l'avevo in progetto, e infatti il DJI Mini 2 è arrivato in casa, e gli avevo consigliato anche questa, una GoPro Black serie 8. Perché la serie 8 e non la 9? Prima di tutto il prezzo, perché questa si trova usata 220-230 euro, oppure la pagate un po' di più come l'ho presa io, perché l'ho presa un po' accessoriata, però si trova a quel prezzo là. La GoPro 9 sta intorno alle 430 euro nuova, ma usata ancora non si trova, e comunque sia sei sempre intorno alle 400, quindi il prezzo quasi doppio. Stesso sensore, hanno aumentato i megapixel, vuol dire che in low light questa in teoria dovrebbe andare meglio. Ora io non ve lo posso dare per certo, perché non ho potuto testare la 9 e la 8 insieme, però ho potuto testare il cellulare e la GoPro all'interno della mia autovettura, quindi in low light, era giorno, diciamo era il crepuscolo, però era in low light, quindi si è comportata. Poi vediamo, ve lo faccio vedere direttamente per vedere come si è comportata. Calcolate che il mio è un Samsung S10, è un top di gamma, anche se dell'anno scorso, ma è un top di gamma, quindi parliamo di una signora videocamera, e questa è una action cam. L'audio è superiore rispetto al cellulare. Io in questo momento sto registrando con il Rode, ma se io usassi il microfono interno del telefonino sarebbe come una sorta di viva voce, quindi catturerebbe sì la mia voce, ma anche tutti i rumori circostanti. Questi qua invece sono dei microfoni che sembrano molto più filtrati, molto più direzionali, e danno come risultato un audio, un suono molto più pulito, molto più udibile, molto più godibile. Poi dimensioni, perché la GoPro 9 è enorme, è pesante, quindi se io voglio metterla sopra al mio drone, questo qui ha un peso che già, non lo fate perché se non siete patentati superate i 250 grammi, attenzione. Ma se io la voglio mettere sul mio drone, essendo patentato, lo posso fare, e quindi posso usufruirne. Nella GoPro 9 il peso comincia a essere eccessivo per il mio Mini 2. È piccolina, te la metti in tasca, te la metti ovunque senza che ti dia fastidio. Se non erro, le batterie sono compatibili con la GoPro 7. Quindi chi ha le batterie della 7 può tranquillamente utilizzarle nella 8. Non ne sono sicurissimo, ma mi sembra di aver visto più di un annuncio con le batterie miste della 7 e della 8, quindi credo che siano compatibili, altrimenti non avrebbero ragione di esistere quegli annunci. Ma come va? Non lo so. Intanto la metterò poi in comparativa immediata con la mia G4K, che è una signora action cam con schermo 16 noni, vedete? Questa non è la G normale, quella che pensate, quella che costa 70-80 euro, questa su Amazon costa ancora 250 euro, è una 4K 30 fps. Quindi metteremo a confronto queste due piccoline e vedremo insieme i file che tireranno fuori nella stessa condizione di luce. E andiamo a vedere pure il confronto che ho fatto, ve lo carico, il confronto che ho fatto tra lei e il mio cellulare. Ve lo anticipo, vince lei a mani basse, quindi è un confronto di pochi secondi, ma salta subito all'occhio la qualità superiore della GoPro 8. Quindi il mio consiglio è GoPro 8 per chi viaggia, per chi fa vlog, per chi ha bisogno di un action cam tutto fare. La trovate a un ottimo prezzo, perché la potete acquistare a 220-230 euro usata, e non ve ne pentirete, è veramente un gioiellino. Del resto, visto che anche Camperjama se l'è comprata e ne è entusiasta, ebbene, non potrebbe essere altrimenti.
Allora ragazzi, c'è un po' di latenza per quanto riguarda l'applicazione della GoPro attraverso il telefonino, ma perché? Perché la comunicazione avviene attraverso il Bluetooth, quindi dovete dare tempo alla telecamera di comunicare e di colloquiare con il telefonino, e quindi c'è questa piccola latenza, ma a noi praticamente che ce ne frega. Io ho la GoPro messa praticamente sul cruscotto della macchina, quindi vedete poggiata vicino allo sterzo, e guardate quanto è ampia la visuale. Saremo sempre al centro dell'inquadratura, saremo sempre a fuoco, perché la GoPro non ha un bokeh e quindi mette tutto bene a fuoco, e quindi diventa la nostra videocamera da vlog per eccellenza, nel senso che possiamo tranquillamente registrare. Sto sperando solamente in un audio decente. L'audio decente lo sto testando come? Con finestrini aperti, macchina parcheggiata vicino al traffico cittadino, motore di un turbo diesel acceso. Quindi penso che i modi per disturbare l'audio ci siano un pochino tutti quanti. Staremo a vedere se riusciamo a disturbarlo fino al limite della sopportazione, oppure rimane comunque in una maniera gradevole. Ed eccola qua. Questa è la comparativa tra una GoPro 8 che sta riprendendo in maniera cinematografica, che non so, perché la sto provando ora, non so cosa sia questa cinematografica, e questo è il video attraverso il mio Samsung S10, che già attraverso il monitor della Samsung vedo tutta questa parte qua, vedete? Questa sorta di sfarfallio dovuto dal rumore elettronico, perché in low light il telefono pensa a ricreare l'immagine, ma in realtà ne vede poca di luce, e quindi la deve amplificare con gli ISO sparati a palla. Si vedrà meglio la GoPro? Si vedrà meglio il Samsung? Non lo so. Adesso andiamo a vedere. Testate le lenti, testiamo l'audio. Quindi audio del clip direttamente registrato con la G4K, audio del clip registrato direttamente con la GoPro 8. Allora, la prima cosa che può saltare all'occhio sono i due schermini, che come vedete sulla G4K è in 16 noni, abbastanza largo praticamente quasi quanto la cam, mentre nella GoPro è molto più piccolo. Però i colori che rende la GoPro sono assolutamente più brillanti. Ora, noi abbiamo visto la comparativa e abbiamo decretato un vincitore. Però la differenza tra le due qual è? Considerando il prezzo, perché questa nuova costa 2,45 e questa nuova costa 3,50, quindi ci sono 100 euro in più, che però partendo da 245 euro, 100 euro sono il 45% circa in più di sovrapprezzo, quindi diciamo quasi la metà in più costa la GoPro, perché non dobbiamo pensare ma con 100 euro in più, noi dobbiamo pensare in percentuale, quindi la GoPro costa il 50% in più dell'altra. Questa ovviamente ha i comandi vocali, ha la regolazione degli ISO, ha la regolazione della lente tra grandangolare, medio e stretto,
A di suo un perno sotto per essere attaccata al cavalletto, però non è subacquea. Lei necessita dello scafandro, quindi della custodia tenuta stagna, mentre la GoPro può essere utilizzata tranquillamente così com'è. Ma ne vale veramente la pena? Cioè, questi scafandri poi fanno il loro dovere? Probabilmente no, vi dico perché. L'acqua quando sbatte direttamente qua non crea un campo visivo molto godibile, sempre molto confusionario, piatto, offuscato, per rendere un'immagine molto più tridimensionale sott'acqua, bisognerebbe dare molto più spazio, molta più aria tra la lente e l'inizio dell'acqua, e quindi ci viene incontro il Telesin, che ha una cupola di plexiglass trasparente, possibilmente non graffiata, che ci regala un tipo di visione subacquea molto più fruibile, godibile, bella da vedere, poi tra l'altro con degli scatti e delle feature, perché mettendo a mezz'acqua tra fuori e sotto dà un effetto particolare. Andate su YouTube, anche io su qualche video dell'Isola d'Elba ho caricato qualcosa del genere. L'unica cosa che c'ha di positivo questo, a parte l'attacco, è questo: non essendo subacquea, questa c'ha l'attacco per il caricamento della batteria laterale e non nel vano batteria. Non avendo bisogno, non avendo necessità di avere lo sportellino a tenuta stagna, hanno potuto farne due tranquillamente. Ovviamente qui, per mantenere un solo sportellino a tenuta stagna, hanno chiuso tutto all'interno di questo sportellino, se no era un po' un casino a livello progettuale. Ah, mi sono dimenticato di farvi vedere come l'ho comprata, perché mi è arrivato ovviamente con la GoPro 8, con la sua scatola ovviamente. Poi mi è arrivata con un housing che sarebbe lo scafandro subacqueo, sempre originale GoPro, che è questo. Vedete? Sempre originale GoPro. Mi è arrivata con un'asta chiamata El Grande, che è 97 centimetri, è questa. Vi posso garantire che originale GoPro, ovviamente pesa un botto, c'è un'impugnatura in gomma, si posa pure come manganello, si estende ma è rigidissima, cioè non vibra e non si piega. C'è una testa sferica sopra di regolazione per l'inclinazione, e ovviamente la slitta per montare l'accessorio GoPro. Altra cosa che mi hanno dato, ma sono sicuro che questa non è originale, perché questa qui è un aftermarket, però non fa niente, è un'impugnatura impermeabile galleggiante, che al di sotto ha un tappo, ovviamente a tenuta stagna, e all'interno voi ci potete mettere i vostri soldi o quello che sia, e andare a fare il bagno portandovi i soldi del portafoglio con voi anziché lasciarli sulla spiaggia. È tutto, e questa è quella che ho comprato. Questi sono gli accessori che mi hanno dato insieme. Ah, e all'interno della GoPro c'era presente una SanDisk Extreme da 32 giga, che va benissimo per il 4K, e quindi io testerò adesso con quella scheda là. Va bene, ve l'ho fatta vedere, vi ho fatto vedere come va, l'abbiamo vista insieme, l'abbiamo testata insieme, perché io l'ho comprata senza averla mai provata. Mi sono fidato di quello che vedevo online, ma anche delle mie esperienze passate con la GoPro 7. Qui hanno fatto un grossissimo salto avanti. Rispetto alla GoPro 7 hanno fatto un salto avanti a livello audio pazzesco, a livello di stabilizzazione non è come la fanno vedere in televisione. Cioè, la GoPro 9 è un'altra cosa. Questa, se la volete far traballare, traballa il video, e come. Mi prendo il tempo necessario per testarla bene, per non dire castronerie. Per il momento sono super soddisfatto. Ho appena comprato le protezioni del display avanti e dietro in vetro, arriveranno, speriamo, prima di Natale. E per questa sera, ragazzi, è tutto. Un bacio, un abbraccio, iscrivetevi e lasciate un bel like. Besos!